Regali di Natale anche per i cani di Parco Europa. Questa mattina amministratori, residenti e volontari delle associazioni si sono ritrovati sul posto per il taglio del nastro di quattro cucce che serviranno per i cani ex randaggi oggi adottati dal quartiere. Una bella iniziativa resa possibile grazie al contributo di un'associazione di volontariato tedesca. Io seguo da circa un anno le vicende di un comune della Puglia, il comune di Marruggio, il cui sindaco e vice sindaco sono molto sensibili alle problematiche ambientali. Questo comune ha deciso di dare una svolta all'utilizzo dei canili proprio per i randaggi e hanno deciso, proprio, hanno pensato di posizionare delle cucce nei quartieri dove i cani di solito stazionano. Un'associazione di volontari tedeschi che si chiama la Tierfreund Italien, che si occupa di randaggi nel sud Italia, ha fornito a questo comune una somma di denaro che è stata investita in microcippature, sterilizzazione e nell'acquisto di una ventina di cucce. Preso spunto da questo esempio per contattare la responsabile, la signora Ange, la quale, dopo aver valutato la mia documentazione e l'ordinanza sindacale del sindaco, ha deciso di indire una raccolta fondi per l'acquisto delle mie cucce. I cani che stazionano nel piazzale di Parco Europa sono stati adottati dai residenti che provvedono quotidianamente al loro mantenimento, alla toilettatura e alle cure veterinarie. Per le associazioni di volontariato si tratta di un buon esempio da ripetere anche in altri quartieri della città. Siamo felici di registrare un fatto di alta civiltà. A Paternò è possibile, quindi ad imitazione di questo miracolo, diciamo, di questo dono che abbiamo avuto, lancio un invito a tutte le brave persone, ce ne sono tante, tante a Paternò, che possono veramente dare una mano alla soluzione del problema randaggi a Paternò. Quindi grazie di cuore a quelli che ci hanno aiutato, ha donato questi luoghi di ricovero per i cagnolini. E speriamo che in ogni quartiere, a partire proprio dagli abitanti, si adotti un cane. Sarà arricchire il quartiere. A contribuire all'iniziativa anche alcuni privati che si sono occupati dell'installazione delle cucce. Sono ben lieto di aver accolto la richiesta da parte del comitato del quartiere per il posizionamento delle cucce dei cani e quindi io sono una persona che mi impegno molto sul sociale. Di fronte a queste cose non ci sono né colori politici né nulla, mi sono subito approntato a realizzare la base in cemento armato per il posizionamento delle cucce. A rendere possibile l'iniziativa è stata l'ordinanza firmata dal sindaco Nino Naso, con cui il primo cittadino ha autorizzato l'installazione delle cucce e l'adozione da parte del quartiere. Io invece ringrazio chi ha portato la proposta, a braccia aperte l'abbiamo accolto come amministrazione, Paternò si è sempre, e io sono fiducioso in questo, contraddistinto per l'amore che ha anche per gli animali a quattro zampe. Ci sono tante, gli amici a quattro zampe, ci sono tante associazioni che si spendono, ma ci sono tanti cittadini attenti. Ho colto subito questa richiesta, l'abbiamo realizzata, io sono sicuro che saranno amati, coccolati, daranno un segnale, anche un'attenzione. Le prime cucce in Sicilia, questa è una grande, se mi permettete, una grande soddisfazione che prende l'amministrazione, ma insieme all'associazione, insieme ai cittadini, insieme a tutta la città.